Ciao Voglio e benvenuti in questo nuovo video. Oh, finalmente, a tanto tempo che non ci vedevamo dall'altro ieri. Spero che state bene. Allora, che cosa vediamo in questo video? Beh, l'hai letto già dal titolo. Ti offrirò degli spartiti gratis da scaricare. Sotto troverai il link qui sotto in descrizione come primo commento all'articolo sul mio sito dove puoi scaricare tutti questi spartiti, ok? Quindi trovi qui sotto il link da cliccare dove potrai poi trovare tutti questi spartiti. Prima di farteli scaricare, ovviamente vorrei farteli sentire affinché tu possa farti un'idea di che tipo di musica si tratta, di cosa si tratta. Ti anticipo che un po' anche nella mia indole cercare di realizzare qualcosa di semplice ma allo stesso tempo anche di ascoltabile, e non è così scontato, perché quando noi creiamo qualcosa di semplice, di facile, abbiamo poche note a disposizione, poca ampiezza della tastiera, non possiamo magari mettere i tastinieri, robe varie, quindi siamo molto limitati. Ma in questa limitazione ho cercato di fare del mio meglio e quindi ora ti farò sentire dei brani. Alcuni sono stati composti da me, altri sono stati riarrangiati, quindi sono brani famosi che già esistono, sono stati semplificati, e altri di questi brani sono stati scritti di altri compositori. Ovviamente tutto nell'assoluta legalità, perché ho l'autorizzazione per proporvi questi spartiti e farveli scaricare assolutamente gratuitamente. Quindi io non parlo ancora a lungo, perché oggi c'è bisogno che ascolti e che ascolti musica e che scarichi gli spartiti. Quindi ti faccio partire ora la sequenza di brani, ascoltali tutti con calma e poi scegli ovviamente quale scaricare. Partiamo! Thank you.
Bene, siamo arrivati alla fine. Come potuto vedere, all'interno di questa sfilza di brani c'erano alcuni brani un po' più complessi, più strutturati, altri molto più semplici. Però diciamo che tutti vanno sotto la stessa cerchia, ossia di spartiti facili. Se alcuni pezzi sono sembrati difficilissimi, come per esempio O Fortuna di Karl Orff, quello è un brano che sembra difficile. Nel pianoforte ci sono delle cose che sembrano difficili ma non le sono. Ecco, quello per esempio sembra difficile, ma ti assicuro che non lo è. E se stamperai lo spartito, sono certo che massimo in un paio di settimane avrai imparato a suonarlo, anche se si tratta di uno spartito di 4 pagine, ma è molto ripetitivo. La mano sinistra fa praticamente una nota, il re. Quindi la mano sinistra l'hai già imparata, ti manca solo la destra, ok? Quindi scaricati gli spartiti, spero che ti siano piaciuti, spero di aver fatto un lavoro, insomma, che ti abbia fatto in qualche modo piacere. E noi ci vediamo allora nel prossimo video. Ciao a tutti!